Sala dunque è giunto a un certo punto della preparazione con i calendari di Lega Pro ormai usciti e tra l'altro la decisione della giustizia sportiva di retrocedere due corazzate come Lecce e Grosseto. Il cammino in Lega Pro si complica? No, vabbè, anche perché se scende Lecce e Grosseto probabilmente penso, come leggo, che o Vicenza o Nocerino vengano ripescati, quindi se va fuori Vicenza entra il Grosseto o Lecce non cambia per noi sostanzialmente niente. Quindi sarà comunque un campionato che assomiglierà a un percorso ad ostacoli, però insomma c'è ancora un calciomercato che deve dire la sua, un paio di settimane abbondanti per insomma, definire l'Albino Leffe del futuro. Sì, questo sicuramente. Ieri Bergamelli, tra l'altro uno dei nostri giocatori più rappresentativi, è andato alla regina. Speriamo che con questi 15 giorni riusciamo a definire, più che tutto definire la rosa, perché anche nella rosa che sta giocando adesso, sto parlando di ragazzi che hanno giocato un po' in Coppa Italia, e mercoledì nell'amichevole a Sesto, vediamo un po' come verrà da finita. Io spero vivamente che qualcuno arrivi a darci una mano, insomma. Innesti di esperienza oppure anche giocatori dell'età di un girasole per dire che però siano in grado di creare amalgama tra il gruppo e magari di fare da chioccia. Esperienza, più che l'esperienza mi interessano che siano bravi. Ecco, se poi sono tutti sul livello di girasole, al di là del ruolo che occupa, che hanno 22-3 anni ma hanno alle spalle alcuni campionati e soprattutto hanno qualità e testa, a me va benissimo. Ma giocatori del genere che fanno il caso dell'Albino Leffe ce ne sono in giro e sono raggiungibili? E questo non lo so al momento, nel senso che comunque, dai, il fatto che comunque alcuni giocatori importanti l'anno scorso sono riusciti a essere, si sono sistemati, questo è positivo per la società e per tutti noi. Già mercoledì, avendo fatto giocare magari anche con una squadra di categoria inferiore, però con 3-4 ragazzi un po' più maturi, insomma qualcosina più di solidità si è visto, a prescindere dall'avversario. Che cosa aspettarsi allora da questa stagione? Il meno 10, ha detto il direttore sportivo Ladino Valoti, comunque sarà un handicap da affrontare, ma secondo lei è insormontabile? Guardi, come tutte le cose, poi è il campo che decide. Sicuramente sarebbe stato meglio partire da zero, perché comunque 10 punti non sono, se ti va bene sono 7 partite, quindi vuol dire che tu concedi, se ti va bene, se ti va bene concedi 2 mesi di campionato alle altre squadre, dobbiamo essere bravi e fortunati. Una domanda su un possibile arrivo che però è ancora avvolto nelle nebbie del mistero, questo Adama Diakité in uscita dalla primavera del Padova. Dovreste trovare una contropartita per farlo arrivare a Zanica, però secondo lei è un giocatore che potenzialmente potrebbe dare qualcosa in più all'attacco? L'anno scorso io l'ho incontrato una vol 2 volte nella primavera del Padova e era sui livelli dei nostri attaccanti. Quindi, a parte che non so ancora niente se arriva o se non arriva, onestamente. So che è un giocatore forte fisicamente, però ho il flash di quella partita in cui anche noi facciamo molto bene con i nostri difensori. Qual è il reparto che si può dire già a posto all'interno della rosa? Ce n'è uno in particolare che ha già i suoi elementi definiti? Siamo a posto con i portieri, penso, perché comunque Freddy e Amadori, se le situazioni sono queste, che non si verifica altre cose, ma anche se ci fosse Branduani, lì siamo a posto. Sulla linea difensiva, adesso avendo recuperato Salvi, probabilmente ci manca qualcosina come centrale e un aiuto a sinistra, perché comunque c'è un ragazzo di 17 anni che è bravo, che tra l'altro adesso non c'è perché è via con la nazionale. Penso un centrocampista. E davanti c'è da definire la situazione degli attaccanti. Fermo restando che Belotti probabilmente partirà titolare. Sì, Belotti sulla carta è titolare, pur essendo 93, lui, sono giovani, lui, penso di Cesare, penso ad Ambra, questi qua, a parte che due devono giocare per forza, due under devono giocare in campo, per cui come li dobbiamo far giocare noi, devono far giocare anche le squadre avversarie, dopo, lasciando perdere. Penso squadre tipo Cremonese che hanno un organico nettamente superiore, anche altre 4-5, noi ce la giochiamo con le altre, solo che rispetto alla nostra fascia di qualità e di sostanza dobbiamo avere più gamba, perché comunque noi abbiamo qualche punto in meno. Centrocampo c'è comunque una certa ricchezza in organico, anche i giovani della primavera sono piuttosto interessanti, i vari Maietti, Calì, a parte di Cesare che ormai non è più una novità. Insomma, sembra che in quel reparto ci sia l'imbarazzo della scelta.
Sì, siamo in tanti, soprattutto questi ragazzi che hanno giocato quasi tutti dall'inizio in Coppa Italia, però un conto è fare affidamento solo su di loro, un conto è se devono dare una mano o entrare in un reparto già più consolidato con qualcuno che li aiuti un po' di più, però lì dovremmo essere quasi a posto. Un'ultima domanda, Regonesi non era compreso nella lista dei 25 convocati per il raduno e per il ritiro, ma potrebbe rimanere come, diciamo così, leader dello spogliatoio, come trade union tra i giovani, insomma, come ponte tra il passato e il futuro? Sì, infatti, questo non lo so se rimarrà, per esempio oggi che non abbiamo il terzino sinistro perché è via con la nazionale, oggi c'è Regonesi e probabilmente gioca lui, oggi nell'amichevole. Grazie mille.